Benvenuti. Oggi vedremo la terza puntata della nostra serie tedesca sulle grandi amanti della storia. La protagonista è Madame de Montespan, che fu una delle amanti del Re Sole, Luigi XIV. Siamo quindi nella Francia del 600. Luigi XIV era salito al trono da bambino e ha regnato per 72 anni, uno dei regni più lunghi della storia. In tutta questa lunga vita, Luigi ha avuto una sola moglie ufficiale, una sola regina, Maria Teresa di Spagna, e gli ha dato 6 figli. E poi ha avuto circa 15 amanti e favorite che gli hanno dato altri 16 figli. Ecco, per noi oggi è difficile capire come faceva a stare questa vita sentimentale e sessuale così intensa all'interno di giornate come quelle del re, che si svolgevano interamente in pubblico. Il re era sempre circondato da una folla di gente, cortigiani, servitori, guardie, che non gli staccavano gli occhi di dosso. E per di più il suo tempo era regolamentato dal protocollo, in modo minuzioso. Nelle nostre fiction di oggi sembra sempre che i re del passato non avessero niente da fare se non passeggiare nei giardini. In realtà non avevano un attimo libero. Già quando si svegliava a suon di musica, il Re Sole trovava la camera piena di gente, i musicisti e poi i cortigiani. C'era quello che gli doveva porgere l'acqua per lavarsi, quello che gli dava la camicia, quello che gli dava la parrucca. E quando pranzava, il re pranzava da solo, a suon di musica, in mezzo a un nugolo di servitori e di cortigiani che assistevano. E poi c'erano i riti religiosi, perché quella era pur sempre la corte del re cristianissimo. Per cui appena il re si svegliava, arrivava un ciambellano con l'acqua benedetta e il re diceva una preghiera. E poi appena vestito si inginocchiava e ne diceva un'altra e comunicava l'ora in cui voleva assistere alla messa, perché il re andava a messa ogni giorno e certi giorni anche più d'una. È stato calcolato che nell'arco della sua vita il Re Sole ha assistito a qualcosa come 30.000 messe. Finalmente, al momento di andare a dormire, sempre a suon di musica, veniva accompagnato al letto da una folla di cortigiani. Quando tirava le cortine, tutti sapevano chi c'era dentro. E anche dopo restava gente nella stanza a dormire lì e altri passavano, perché i palazzi dell'epoca non avevano i corridoi. Le stanze erano un'infilata una dopo l'altra, la gente passava, il concetto di privacy non esisteva proprio. Ecco, e noi ci chiediamo come facevano a trovare posto per l'amore, le scenate, i litigi, la gelosia, le coccole, il sesso, come facevano? Uno va a vedere, certamente il re non avrà portato le sue amanti a letto durante la notte in mezzo ai cortigiani, ma nel protocollo ci sono alcuni piccoli spazi liberi in cui il re poteva decidere con chi voleva stare. Li chiamavano les heures rompues, le ore spezzate. Noi diremmo i ritagli di tempo. Ecco, probabilmente il re approfittava dei ritagli di tempo per stare con le sue amanti e magari anche per fare una carezza ai bambini. Sarebbe bellissimo riuscire a rappresentare tutto questo oggi. Ci porterebbe in un mondo di fiaba e di incubo. Sarebbe bellissimo, però è impossibile. Hai un bel girare a Versailles. Dovresti avere centinaia di comparse in costume e dovresti insegnargli a muoversi e a parlare secondo le regole di un'etichetta che anche loro all'epoca impiegavano anni per imparare. Non si può. E così nelle nostre fiction vediamo sparuti gruppetti di comparse che si aggirano e tentano sì di imitare i modi dei nobili di una volta, in realtà poi alla fine parlano e si muovono come facciamo noi oggi. E pazienza. In ogni caso la storia del Re Sole e di Madame de Montespan e di Madame de Maintenon, che a un certo punto ha preso il suo posto nel letto del re ed è anche riuscita a farsi sposare in segreto, rimane una grande storia e vale comunque la pena di raccontarla. Buona visione! Thank you.
Il regno di Luigi XIV è di una poesia e bellezza senza tempo. Le magiche nebbie che avvolgono i castelli e i parchi del Re Sole nascondono un mondo nel quale si combattono spietate guerre d'amore e di potere. È questo l'antico gioco di seduzione e piacere, passione e tradimento che si conduce nelle corti, secondo regole che oggi ci risultano distanti e bizzarre. Il cerimoniale per il quale Luigi XIV è famoso ha un significato politico ed è tutt'altro che pura apparenza o forma di intrattenimento per una frivola nobiltà. Questo cerimoniale serve a rendere visibile potere, dominio e posizione sociale. Tutto inizia con il valletto che sveglia il re. Poi il gran ciambellano apre la cortina e alla fine il re esce lentamente dal letto e viene vestito. Quanto più presto al mattino un cortigiano viene presentato al re e quanto più può avvicinarsi a lui, tanto maggiore è la sua influenza. È in questo modo che ogni giorno si assegna a ciascuno il proprio posto nei più alti gradini della scala sociale della Francia. I duchi, i generali e i ministri, le principesse, le cortigiane e le amanti. Chi può paragonarsi a me? Françoise Athénaïs de Montespan. Nessuna famiglia è di nobiltà più antica della mia. Non c'è amante in Francia che possa essere al mio livello, se non Sua Maestà stessa. Il Gran Maestro gli porge la manica sinistra, il Maestro del Guardaroba la destra e il Gran Ciambellano gli abbottona la camicia. Sembra di assistere a una coreografia di un balletto, nel quale è assegnato un gesto ad ogni carica, la cui vicinanza al re ne determina l'importanza. Perfetto, vi ringrazio. Il re stamane è di buon umore. La regina controlla gelosa che nessuna bella donna possa suscitare nel suo consorte pensieri lascivi. E nonostante ciò, mi separa un solo piccolo passo dal letto di Luigi. Così va meglio. Per la mia ascesa devo ringraziare la donna che è più importante addirittura della regina. Louise de la Vallière, la sua amante, ha chiesto al re di farmi diventare una cortigiana. Luigi non riesce a negarle nulla. Louise è lei la donna più invidiata di tutta la Francia. Mademoiselle, fatevi avanti. Ma la domanda interessante è: come si diventa ufficialmente l'amante del re? Succede nel giorno in cui il re non tiene più nascosta al pubblico la relazione. Ciò significa che il re ne è così orgoglioso da renderla nota a tutti. Per ottenere questo ruolo di prestigio bisognava essere belle, anche se alla lunga non era sufficiente. Bisognava essere intelligenti, in particolar modo nel caso di Luigi XIV. Odiava le donne stupide e si annoiava subito in loro compagnia. Bisognava saper sostenere una conversazione, essere spiritose e colte. Luigi XIV, il Re Sole, è il sovrano più famoso della storia francese. La sua corte lussuosa è ammirata e invidiata in tutta Europa. Luigi XIV ha un debole per il gentil sesso.
Il numero delle sue tresche è leggendario. Ma una semplice avventura non fa di una cortigiana l'amante del re. Non importa con chi passa la notte il re. Ciò che conta è a chi il re rivolge le sue attenzioni quando al mattino si alza dal letto. Luigi voleva avere sempre a sua disposizione la sua amante. Ciò comportava che ci fossero continue lotte, perché la cortigiana che entrava nel favore del re ovviamente era esposta alle crudeli gelosie di tutte le altre che sognavano di sottrarle il ruolo. Condividere il letto con il re significava prestigio, ricchezza e fama. È una posizione invidiabile e nello stesso momento molto scomoda. Le donne vi si aggrappano finché possono, come nel caso di Louise de la Vallière, che fu la prima amante di Luigi XIV. Tra l'altro risulta la più simpatica, considerato che amava davvero il suo re. Louise de la Vallière è una bellezza naturale, una eccellente cavallerizza e cacciatrice. Odia i fasti e i complicati riti di corte, non partecipa al gioco degli intrighi e non si approfitta della benevolenza del re. La mia cara amica Louise ora ha due problemi. È ardentemente innamorata del re, ma viene ricambiata in modo tiepido. E poi crede che io sia la sua migliore amica. A quanto pare la regina vuole impressionare il re indossando delle scarpe alte. Peccato che in Spagna non gli abbiano mostrato come portarle. Temo sempre che il re possa annoiarsi con me. Voi sapreste come farlo ridere. Il re non ha occhi per me. Beh, io sono sempre accanto alla regina. E lui non la guarda neanche. Ho appena sentito dalla lingua più lunga della corte che tra i miei sudditi gira voce che voi siete la donna più bella di Francia. Se ciò fosse vero, mio signore, non sareste in obbligo verso i vostri cittadini di amare questa donna? La vostra risposta tradisce spirito, ma poca decenza. Ho una sola richiesta per il buon Dio. Fa di me un essere umano decente, ma non rendermi mai una donna decente. La capacità che il re apprezzava maggiormente in Madame de Montespan era quella di saperlo intrattenere in maniera intelligente e sottilmente sarcastica. Con spirito ironico e un'arte della conversazione per la quale la famiglia de Montespan era famosa, si definiva esprit mortemart questa forma di fine umorismo, di cui il re stesso, fatto non trascurabile, era ben poco dotato. Lei lo avvolgeva con la sua civetteria. Per essere precisi, fingeva di fargli delle avance per poi tirarsi indietro e giocava con lui il più a lungo possibile, senza concedersi mai. Luigi XIV stette al gioco e ci prese gusto e diceva: «Lei vorrebbe che io l'amassi». Meraviglioso come usa questo congiuntivo imperfetto. Ma non so se io lo voglio. Ma alla fine lei raggiunse il suo scopo. La Montespan non è soltanto una donna seducente, ma è adatta al ruolo di status symbol.
La sua ascesa a corte è parallela a quella della Francia come maggior potenza ed esempio culturale dell'intera Europa. Il re realizza l'edificio più monumentale del XVII secolo, Versailles. Versailles ha la stessa funzione di un teatro. È il luogo in cui la monarchia si presenta al popolo e ai visitatori stranieri. Il re è lui il regista di tutta quella messa in scena che deve rappresentare il suo potere sulla Francia e soprattutto sulla sua nobiltà. In qualità di regista presta particolare attenzione ad ogni piccolo gesto del suo comportamento e ogni dettaglio della sua quotidianità viene costruito in modo tale da esprimere la sua maestà. Luigi XIV fa di tutta la Francia il suo palcoscenico. Lui impone il suo volere anche sui fiumi e sugli alberi, come sulle persone. Qualsiasi deviazione dalla rigida simmetria dell'ordine reale è considerata un reato contro la maestà. Nella posa sfolgorante del Re Sole, Luigi XIV dirige la sua corte. Già da tempo il re desidera la Montespan, ma non vuole rinunciare a Louise de la Vallière, la sua amante ufficiale. Tutti devono ricoprire i ruoli che Sua Maestà assegna loro. Luigi XIV aveva tante donne intorno a sé, un comportamento insolito per noi. È come se avesse instaurato una forma di poligamia reale. Non prova imbarazzo, anzi, al contrario, ne è lieto. Voglio dire, più donne aveva, più ne era orgoglioso. Questa è la verità. Al mio amato, il grande Luigi, aspetta una lunga strada se vuole venire a trovarmi. Prima di tutto, soddisfa scrupolosamente i doveri verso la regina. È un marito coscienzioso. Dopo aver compiaciuto la regina, però, il re vanifica il suo corretto operato, in quanto getta nel totale sconforto la povera Louise. Perché per raggiungere la mia stanza, deve per forza passare attraverso la sua. Madame. Sire. Che cosa ho fatto a vostra maestà? Perché mi imponete questo gioco? E perché mi negate di lasciare la vostra corte? Duchessa della Valier, risparmiateci la scenata. Queste esibizioni sono riservate alla regina. Dopo aver attraversato la stanza di Louise, potrà scoprire tra le mie braccia perché vale la pena essere re di Francia. Madame. Finalmente. Se il lungo cammino verso di me è la misura della vostra passione, sire, allora persino la dea dell'amore dovrebbe essere gelosa della mia. Della mia fortuna. Ti
L'umiliazione subita da Madame de la Valliere è resa evidente dal fatto che lei quasi regolarmente fuggiva da corte per rifugiarsi in un monastero, ma la terza volta che lo fece non fu mandata a riprendere. Quando fu definitivamente accolta nel monastero, pare che abbia detto che qualora si fosse trovata male presso le carmelitane, allora avrebbe ripensato a come era stata trattata a corte. Lei la visse come una profonda umiliazione, e questo rivela uno dei tratti meno simpatici di Luigi XIV, che mantenne un atteggiamento di totale indifferenza. A Re sono indifferenti anche i sentimenti dell'indignata regina Maria Teresa. Formalmente le mostra tutto il rispetto dovuto, ma qualsiasi intromissione nei suoi affari personali per lei è tabù. Nella sua terra d'origine, la Spagna, le avevano detto che il re poteva innamorarsi solo di una principessa. Ci mise molto tempo a capire il modo pragmatico in cui i francesi usavano la parola amore. Maria Teresa di Spagna fu sposata per meri motivi politici, per porre fine a una lunga guerra tra Spagna e Francia. Per tutta la sua vita parlò francese con un accento terribile. Era incapace di partecipare a una conversazione, non capiva ciò che le succedeva intorno. Così cominciò a passare sempre più tempo in compagnia delle domestiche spagnole, oppure a pregare e a sorseggiare cioccolata con cannella. In poche parole, viveva completamente ai margini della società di corte. Il rapporto di Luigi con le sue amanti era molto stretto. Durante le occasioni cerimoniali dovevano comparire tutte insieme. Un caso estremo era quando la corte doveva muoversi verso i campi di battaglia. Tutte le dame venivano condotte sul posto e in quella circostanza tutte e tre, la Montespan, la Valliere e la regina, condividevano la stessa carrozza. Preferiamo non conoscere gli argomenti delle loro conversazioni. Il gioco a nascondino si protrasse per ben 7 lunghi anni. Poi, finalmente, Louise de la Valliere abbandonò le falsità della corte per la vita in monastero. Invece, per la Montespan, questo gioco è un elisir di lunga vita. Lei affascina il re con la sua carica erotica. Come Luigi, lei fa tutto in grande stile, quando mangia e beve, durante il gioco d'azzardo e nell'amore. Ma Madame de Montespan è sposata e suo marito non è disposto ad accettare questa relazione. Per riprendersi una volta per tutte la sua donna, rischierà un conflitto aperto con il re. Monsieur de Montespan aveva la brutta abitudine di essere geloso e questo procurava solo scandalo. Alla fine lo dovettero mandare nel suo castello di Guascogna, dove pretese che i suoi servi non lo facessero entrare come di consueto dalla piccola porta del piano terreno, ma dal portone principale per lasciare spazio alle sue corna. Viveva la gelosia in modo molto eccentrico, anche se a corte si pensava che non fosse tanto disonorevole dividere la propria donna con il dio Giove. La corte è costretta ad accettare l'adulterio. La Montespan rimane incinta del re. La gravidanza è considerata di solito come una specie di malattia nel mondo sfavillante dei balli di Versailles. Le altre donne si nascondono a lungo dinanzi alla società cortigiana, ma non è così per la Montespan. Con un lampo di genio, camuffa il suo vestito da gestante come una nuova moda. Se non vi avessi già scelta, madame, lo farei in questo istante. Sire, non vi scandalizza il mio aspetto? Al punto che vi metterei in stato interessante. Mi viene difficile credere che lo siate già. Madame, siete una donna davvero meravigliosa. Vorrei presentare a Vostra Maestà una donna che potrà nascondere e crescere il frutto di questo stato interessante.
Questa persona è talmente brutta da doversi nascondere? Vi ho sottovalutata, madame. Questa donna diventerà famosa come Madame de Maintenon. È di bassa nobiltà. Suo padre è un assassino e lei stessa è stata partorita in carcere. È vedova, molto cattolica e molto riservata. Un'alleata ideale per la Montespan. Madame de Montespan l'assunse come governante per i suoi figli, tenendola in una posizione molto subordinata. Quindi era quasi impensabile per l'indiscussa favorita del re che questa oscura vedova potesse mai diventare una sua rivale. L'aveva scelta proprio perché era una persona del tutto insignificante. In una casa isolata, situata ai confini della città di Parigi, vengono cresciuti da Madame de Maintenon in assoluta segretezza i figli del re e della Montespan. Quando il marito della Montespan le concede il divorzio, allora il re riconosce ufficialmente i suoi figli e li accoglie nella sua famiglia, dichiarata misticamente di discendenza divina. In modo particolare, il primo figlio dei due, il piccolo Duca del Maine, viene amato dal re alla pari del suo successore al trono. In totale, la Montespan dona al re ben 7 figli. Aveva una salute di ferro. Si fece portare in carrozza dietro l'armata nella campagna delle Fiandre. Potete immaginare come fossero costruite le carrozze a quei tempi, naturalmente con sospensioni poco avanzate dal punto di vista tecnologico, e questo percorrendo le strade dell'epoca al 9° mese di gravidanza. Il parto avvenne poi a Courtrai, appena dietro la linea del fronte. Riuscì a superare tutto egregiamente. Tenere in piedi la facciata dello spirito e dell'eleganza è un'attività davvero logorante. L'aspettativa di vita dei cortigiani è più bassa di quella dei contadini. L'alimentazione è poco salutare, lo stile di vita ancora meno. Lo strapazzo fisico dovuto alle costanti cavalcate sia in battaglia che per la caccia non possono essere sottovalutate. Tutto ciò porta al fatto che le persone di cui stiamo parlando sono già consunte nonostante la relativa giovane età. Luigi XIV, negli anni che noi definiremo i migliori, già non aveva quasi più denti. Era stato sottoposto a terribili operazioni affinché la bocca gli potesse ancora funzionare in qualche modo. Di molte cortigiane che venivano descritte come bellezze, si sa che avessero solo alcuni denti, per non parlare dell'aspetto fisico, rovinato da un'alimentazione sbagliata che comportava aderenze intestinali e deformazioni. Entrare nel letto del re è riuscito anche a donne con meno talento. Le difficoltà iniziano adesso. Io invecchio, mentre le mie rivali sono sempre più giovani. Mi alzo alle 5, così che alle 8, quando si sveglia il re, ho un aspetto desiderabile. Dio purtroppo non è galante, altrimenti ci avrebbe dato le rughe sui piedi e non sul viso. Il duca del Maine si sta aggravando. Dovrà curarsi l'occhio prima o poi. È il re, giusto? Non gli posso impedire di cercarsi il divertimento con altre. Questa crema è buona, procuratemene ancora. Finché le usa come delle giovani giovenche da possedere per poi non vederle mai più, non mi interessa. E la piccola Mademoiselle de Nantes mangia troppo poco. Non so più cosa fare. Dovreste informare il re. Non mi danno ascolto. Che sfortuna. Ci vorrà un mese per avere un rimpiazzo per questo.
L'avete fatto apposta, non è vero? Io non sono la vostra governante. Non ne sono proprio in grado. Che razza di comportamento! Lo so, mia cara, fate di tutto per i miei bambini. Siete la mia sola alleata qui alla corte e ho potuto sempre contare su di voi. Oh mio Dio. Non posso far aspettare il re. Tra le due donne si crea un rapporto di amore e odio. Il re manda il suo ministro della guerra da loro per farle riappacificare. Ma invano. Così se ne occupa di persona. Così commenta a proposito: metterei più facilmente d'accordo tutta l'Europa che due donne. Non riesce né nell'uno né nell'altro intento. Quella di Luigi è un'epoca di guerre. Riduce la Spagna da potenza mondiale, sulla quale non tramontava mai il sole, a un semplice stato vassallo. Con mosse strategiche estende i confini della Francia, dal Reno fino ai Pirenei. Combatte contro l'Olanda, il suo più grande concorrente commerciale. Le atrocità dei suoi generali nel Palatinato, quando applicano la loro tattica della terra bruciata, porterà i francesi ad essere definiti più crudeli dei turchi. Le vittorie militari si pagano a caro prezzo, rovinano il paese e istigano l'odio dei nemici. Dall'altro lato, in Francia, il re viene ancora più divinizzato, ma Luigi XIV è tormentato dai dubbi che però non riguardano la guerra, ma le sue amanti. Comincia a scrivere le sue memorie, imponendosi di mantenere separata la politica dal diletto personale. Il cuore di un sovrano è esposto ad attacchi come una fortezza. Una donna astuta metterà in cattiva luce l'una e screditerà l'altra, affinché solo lei e i suoi amici possano essere ascoltati con benevolenza. Se non ci guardiamo da tali modi di agire, ci attireremo la riprovazione di tutto il mondo solo per aver compiaciuto una donna. Dobbiamo restare padroni di noi stessi quando perdiamo il nostro cuore. Ma il re non si attiene alle proprie massime. L'Archivio Nazionale di Parigi conserva preziose testimonianze private di Luigi XIV. Un raro documento, una lettera redatta a mano, mostra in modo eccezionale quanto incondizionatamente il re voglia piacere alla sua amante. Molte lettere sul comportamento delle sue amanti sono state distrutte in seguito, ma questa è sopravvissuta nel tempo. Questa è una raccolta di lettere scritte da Luigi XIV nel bel mezzo della guerra. La città di Dole in Borgogna viene assediata. Una settimana prima il re si muove nella trincea. Il suo grande scudiero viene colpito da una pallottola nemica mentre gli è accanto e un pezzo del cranio del malcapitato colpisce a sua volta uno vicino a loro e lo ferisce gravemente. Il re viene spinto nel fango dal capo delle guardie, cosicché le pallottole gli passino sopra la testa. È interessante notare le priorità inserite in questa lettera di 6 pagine, scritta il 9 giugno del 1674 nel bel mezzo della guerra, da parte del re al ministro del tesoro. Le prime 2 pagine sono dedicate a come impiegare 40.000 lire per procurare e distribuire pane alla milizia e così accelerare il corso della guerra. Gli altri 2/3 della lettera, le 4 pagine seguenti, sono dedicate a come acquistare un portagioie da donare a Madame de Montespan e riempirlo con oggetti preziosi adeguati. Il tutto viene introdotto con parole eleganti nei confronti di Madame de Montespan. Ecco la frase: Madame de Montespan non vuole assolutamente che le regali dei gioielli. Ma affinché non le manchi nulla, desidero che prepariate un piccolo astuccio e lo riempiate con quanto vi elenco di seguito. Piccoli diamanti, diamanti opachi, deux paires de pendant d'oreille,
Due paia di orecchini rigorosamente di diamanti. La lista dei gioielli arriva fino alla fine della lettera, due pagine dopo. Alla Montespan non interessano solo i gioielli. Lei provvede alle sorelle e ai parenti con incarichi di alto rango e non teme di estromettere altre famiglie nobili. È disposta a prendere delle lettere di richiesta da presentare al re in cambio di lauti compensi. Quando suo fratello diventa maresciallo, le male lingue della corte diranno: alcuni ottengono il bastone da maresciallo con la spada, lui l'ha avuto con il fodero. Per la Montespan, il re stesso fa costruire con somme ingenti un castello da fiaba a Clagny. Di pari passo con questi successi, però, cresce anche il numero dei nemici e questi si vendicheranno al momento giusto. Il venerdì santo dell'anno 1675, Madame de Montespan desiderava confessarsi dal prete della chiesa di Saint-Germain. Quest'ultimo però le negò la soluzione perché lei era l'amante del re. Le si contestava di aver creato scandalo. Anche se si lamentò in alto loco, non ottenne soddisfazione e il diniego rimase. La Chiesa cattolica non aveva mai perdonato alla Montespan e al re il doppio adulterio. Quando i predicatori di corte prendono coraggio e negano l'assoluzione non solo all'amante, ma anche al re stesso, lo scandalo è perfetto. Ora Luigi deve adeguarsi. Promette solennemente di cambiare le cose e allontana dalla corte la Montespan. L'esultanza per la mia caduta è generale. I ministri che mi ostacolavano ora gioiscono. I predicatori di corte ora si aspettano un ritorno della morale. Tutti si affrettano a occupare cariche e ruoli dignitari che rimangono vacanti dopo la mia caduta. Persino quelli a cui ho fatto del bene ora parlano male di me. Non è solo una faccenda di relazioni private tra persone, anche se politicamente rilevanti come Luigi XIV, e nemmeno di vita privata, che per il re è comunque un concetto precluso. Ma il punto è arrivare il più possibile vicini al re, così da poter esercitare influenza su di lui. È interessante notare come ad ogni amante fosse legata a una fazione politica. Per diverso tempo la Montespan non si avvede del fatto che la sua confidente, Madame de Maintenon, fa parte di una delle fazioni. La Maintenon si è alleata con i predicatori di corte e addirittura con la regina stessa. La governante sta diventando una pericolosa rivale. Madame de Maintenon riuscì a ottenere la benevolenza del re grazie ai suoi figli. Lei amava quei bambini, in particolar modo il primo, il piccolo duca del Maine, che soffriva di rachitismo e sembrava a un certo punto che non sarebbe più riuscito a camminare. Fu Madame de Maintenon che lo curò e lo accompagnò in un luogo di cura. Alla fine tornò trionfante alla corte, perché il bambino riusciva nuovamente a camminare. Il re le fu infinitamente grato per questo. Re Sole, porta la guerra nel mondo. Re Sole, porta la guerra nel mondo. Che la fortuna accompagni i tuoi passi. Che il dio Marte ti dia forza. Che i fulmini di Giove ti portino dritto alla giusta vittoria. Questo è mio figlio. La vostra educazione è brillante. Siete stati da lei? Come sta Madame de Montespan? La sta prendendo serenamente. L'ho vista pregare.
Arriveremo al punto che la regina impartirà lezioni sulla Bibbia alla Montespan. Sappiate che l'ho appena chiesto alla regina e anche lei è d'accordo. Cosa dite? Che succederebbe se un moschettiere iniziasse una relazione con la moglie di un altro? Punireste il moschettiere? Sbaglio o dovreste usare lo stesso metro di misura, maestà? Ne capite molto poco del cuore di un re. Anche un re ha delle debolezze. Se il re sta bene anche il suo popolo. Volete un mio consiglio? Fate pace con la regina. Lei è così maldestra. È l'amore che la rende così. Un amore non corrisposto fa male. Perdonate la mia franchezza, sire. Vi perdono la vostra gelosia. Era magra, visto che non aveva avuto figli e possedeva uno strano fascino. Sembrava più matura della sua età, una donna ragionevole, equilibrata, intelligente e piena di spirito. I cortigiani cominciarono a chiamarla non più Madame de Maintenon, ma Madame de Maintenant, ovvero la donna del presente, la nuova. Questo portò a battibecchi con Madame de Montespan, che si opponeva energicamente a questa situazione. Ci furono episodi piuttosto forti tra di loro e Luigi XIV doveva ogni volta provvedere a ristabilire la pace, visto che andavano per le lunghe. Ancora una volta Madame de Montespan la spunta su tutti i suoi avversari. Dopo un anno di esilio torna trionfalmente fra le braccia del re, a dispetto delle proteste del clero. Ora lo sfarzo che si ostenta e le quantità d'oro con i quali il re abbellisce i suoi edifici non hanno precedenti. Ciò che costa maggiori energie alla Montespan è difendere il suo posto accanto al re. Per non perdere la sua attrattiva erotica, ricorre sempre più spesso a risorse artificiali. Elisir di bellezza non sono disponibili a Versailles, ma solo a Parigi. La metropoli, contraddistinta dalla sporcizia e dal caos, rappresenta un mondo cupo, parallelo al teatro cortigiano di Versailles. Parigi è la città natale della modernità, ed è qui che in quegli anni matura una vera e propria industria del crimine. Si scoprono, una dopo l'altra, due grosse reti di assassini avvelenatori, i quali tra l'altro sono anche organizzatori di messe nere, chiaroveggenti, si occupano di aborti, eccetera. Viene alla luce quindi tutto un sottobosco criminale, soprattutto grazie a una migliore organizzazione delle forze dell'ordine. La polizia viene resa più efficiente anche a seguito del fatto che l'ultimo dei suoi capi era stato avvelenato dai suoi parenti. Il verificarsi di crimini di questo tipo nell'odiata Parigi lascia inizialmente indifferente il re, ma le accuse raggiungono presto anche l'apparentemente serena Versailles. Un po' alla volta si scoprì che c'erano connessioni fino alla corte reale. Tutti correvano dalle chiaroveggenti per farsi predire il futuro e avere un aiuto per orientare le cose verso la direzione desiderata. Accanto ad artifici magici che servono a conquistare il cuore di una determinata persona, spesso si celebrano anche messe nere. La lista dei servizi facilmente disponibili a Parigi è lunga. Con pochi soldi si può ricorrere a metodi per l'interruzione della gravidanza o procurarsi la polvere di arsenico. Una commissione speciale della polizia, la Chambre Ardente, indaga con tale accanimento contro i produttori di veleno e i loro clienti che addirittura principesse e marescialli su cui cadono dei sospetti devono fuggire dalla Francia. Durante uno degli interrogatori si fa anche il nome di Madame de Montespan,
si sospetta che abbia comprato una pozione magica per ottenere l'amore del re. Viene accusata di frequentare messe nere e addirittura di aver avvelenato una giovanissima damigella. Il re venne a conoscenza di queste accuse. Ne fu profondamente scosso e si diede una spiegazione delle strane emicranie che duravano settimane, di cui aveva sofferto in passato. Le imputò ai disgustosi ingredienti della pozione d'amore che la Montespan gli aveva somministrato. Quindi decise che tutto ciò non dovesse mai essere rivelato. Chi fu ritenuto responsabile ma non aveva chiamato in causa la Montespan finì sulla forca, mentre i suoi accusatori finirono rinchiusi senza subire alcun processo nelle celle più profonde delle fortezze reali per 30 o 40 anni, in condizioni disumane. Nessuno sentì più parlare di loro. Nessuno ne doveva parlare. Luigi XIV fece sparire tutti i documenti, perché così era il re. Preferiva distruggere tutto ciò che non gli piaceva. L'astro della Montespan è in un inevitabile tramonto. Luigi XIV è stanco della sua amante. Cosa ci è successo? Cosa è successo al re? Non mi guarda più. Non guarda più nemmeno le cortigiane. Certo, mi sembra chiaro. Lo splendore della corte è svanito. Ogni risata si spegne alla presenza di Madame de Maintenon. Proprio come vi avevo detto. Soltanto un colore regna nella corte. Dico bene? Il suo colore. Come sempre. Il nero. Sapete che cos'è che ammiro di più in voi, Madame? Non solo siete in grado di tenere dispute teologiche, ma sapete convincere, vero? E siete capace di farlo in tono gradevole, ecco. Madame, non potevate scegliere un momento migliore per sentire dalla mia stessa bocca l'onore che ho deciso di riservarvi. Sentivo che prima o poi sareste tornato in voi, sire. Cara Marchesa, Vostra Maestà parlava di onore, non di adulterio. Si tratta dell'onore più alto che è in mio potere concedere. Diventerete sovrintendente della casa della regina. La contessa di Soissons vi ritiene più degna di lei in questo incarico, madame. Sire, come riuscirò a ringraziarvi? Oh, ci riuscirete. Luigi senza l'amore è un re senza sole, pare che così dicano i miei cortigiani. I miei sudditi si aspettano che abbia un'amante favorita accanto a me. I vostri sudditi? Voi che dite, sire? Voi rimarrete al castello, accanto a me. Vi verrò a trovare ogni giorno, ma non crediate che saremo soli. D'ora in poi ci vedremo soltanto dinanzi alla corte. Non vi aspettate nulla da me. Se non la cortesia. Dovrò avere il ruolo che prima... Mia cara, nessuno conosce le regole del gioco meglio di voi. Perdonatemi, madame, ma non sopporto il vostro profumo. Mi fa venire il mal di testa. Non la cacciò dalla corte, perché era la madre dei suoi figli. Non voleva scandali, perché questo avrebbe avuto ripercussioni sui suoi figli. Quindi non vi fu alcun atto pubblico nei confronti di Madame de Montespan, al di fuori del fatto che lui si allontanò da lei. Benché la Montespan ora abbia ottenuto un incarico di corte di altissimo livello, dopo averlo desiderato per anni, non cambia la sostanza che questa prestigiosa nomina è un vero e proprio regalo da Dio. Ora sta subendo lo stesso processo della sua precedente rivale, Louise de la Vallière. A corte si inscena la solita commedia, solo che questa volta la vittima è la Montespan.
Un'altra onorificenza provoca clamore in tutta la Francia. Madame de Maintenon, una volta poverissima, adesso è proprietaria di un suo castello. Il re la eleva al rango di marchesa. Già da tempo è la sua più stretta confidente, ma ora diventa anche la sua amante. Luigi, fino alla sua morte, non dividerà il suo letto con nessun'altra donna. Ricoprire il ruolo di amante provoca dei forti sensi di colpa a Madame de Maintenon. Si oppone al fatto di dover condurre una vita nel peccato che da sempre aveva criticato nel re. Quindi spinge il re a compiere un passo inimmaginabile. Da questa posizione favorevole, Madame de Maintenon riuscì nell'arco di soli 3 anni ad arrivare al punto al quale non giunse mai nessun amante, né prima né dopo, ovvero contrarre matrimonio con il re e quindi riuscire a passare dalla posizione incerta di un amante a quella eterna, se vogliamo, di moglie. È la conquista più grande per un amante, soprattutto se l'amante, come nel caso della Maintenon, partiva da presupposti davvero fragili. La regina Maria Teresa muore nel 1683. Luigi sposa Madame de Maintenon nello stesso anno. Il matrimonio viene celebrato in segreto, alla presenza di Dio, ma di nascosto agli uomini, ai quali non può presentare sua moglie, perché il re può sposare solo una principessa, anche se può amare tutte le donne. Ma Luigi XIV è stanco delle conquiste erotiche. È tormentato dagli scrupoli e dalla paura dell'inferno e del purgatorio. La Maintenon rafforza questi sentimenti. Preghiere giornaliere nella Cappella Reale di Versailles prendono il posto delle feste e del divertimento di un tempo. La generazione più giovane, in particolar modo le figlie e le nipoti, si sposarono ed ebbero figli. Tutti loro volevano godersi la vita. Desideravano avere una corte colorata e brillante e si trovarono di fronte al fatto che Luigi XIV e soprattutto Madame de Maintenon erano diventati delle figure spente. Ed è normale, considerato che Luigi XIV visse molto a lungo. La fine del suo regno fu difficile, un po' faticosa, come lo è sempre quando si governa per molti anni. Mentre l'età avanza, il re dimentica Madame de Montespan, che per molti anni ha desiderato più di ogni altra donna. Questo, per lei, è peggio della morte. Dovette assistere ai matrimoni combinati per i suoi figli con gli esponenti di più alto rango della casata reale. Loro non avevano più niente a che fare con lei, ma trattavano come la vera madre la sua rivale Maintenon. La Montespan rimase in un appartamento a Versailles, ma nel 1691, 11 anni dopo l'affare dei veleni e 8 anni dopo il matrimonio segreto del re con la Maintenon, le fu detto che avrebbe dovuto lasciarlo e allontanarsi. Madame de Montespan si ritira amareggiata in un monastero. Quando nel 1707 muore, il re proibisce ai suoi figli di portare il lutto per la loro madre. Marly le Roi. Qui Luigi XIV edificò il suo ultimo castello, il più amato. Lì il re trova rifugio con pochi intimi e le amanti per sfuggire dai rituali soffocanti di Versailles. Oggi Marly è solo un campo di rovine. La rivoluzione francese concentrò il suo furore distruttore verso tutto ciò che anche lontanamente ricordava le amanti reali, considerate la rovina del paese. Nella confusione della guerra, anche l'incantevole castello della Montespan a Clagny viene raso al suolo. I mobili vengono bruciati, insieme alle sue lettere. L'ultima amante dei re francesi, Madame du Barry, finisce nel 1793 sotto la ghigliottina. Con la sua morte inizia una nuova epoca, l'età borghese.